Però che devo fare? Minchia, mi hanno tagliato la mano! Ehi, no. gli posso tagliare il pisello? Mo' gli taglio il pisello. Get the fuck out of here, stupido! Cioè, la magia è fatta. La magia è fatta. Possiamo aprire il gioco? Ok. Let's go here. Apro il giochino. Ok, guys. Non vedevo l'ora. Iniziamo questa avventura. Ragazzi, è un giochino RPG horror. Non ci sono jumpscare, ma è molto horror cruento. Quindi se non vi piacciono queste robe, dovrebbe essere censurato. Uscite dalla live. Se vi piacciono, come nel mio caso, this game is gonna be yours. Si muore un sacco. Vamos. First run ever. Choose the game mode. Fear and anger, terror and starvation. An easier mode for beginners. The darkness is merciful. Starvation is less of a threat. The dungeon shows no mercy. No. Iniziamo dalla prima. Mi hanno detto che la prima è quella giusta. Perché questa... già in questa si muore tanto. Ed è quella normale. Questa qua ho sentito che è proprio unfun. Cioè, se sei la prima run, è unfun. È fatta apposta... Per le seconde run. Andiamo Fear and Hunger. Play intro. Yes. Come si mette full screen, ragazzi? Ho premuto F5. Che ho fatto? You were born with the soul of the endless that makes you yearn for freedom and forces you to push your creativity to its limits. Eren, bro, davvero. You put your creativity to test in the most harshest of environments. You were born and soon abandoned in the capital of Eastern Sanctuaries. Jettaia. Ok, ve lo traduco. Dovevi scegliere a un'età molto giovane di diventare o un borseggiatore o un ladro. Burglar dovrebbe essere ladro. Oppure faticare e... provare ad avere una vita onesta. Vi traduco per chi magari non sa bene l'inglese. Generalmente non traduco benissimo, ma vi faccio capire il coso. Dobbiamo decidere. Burglar è ladro, giusto? Ora, io penso che se fossi stato per strada, cosa avremmo fatto? Io avrei provato a rubare. Io andrei burglar o pickpocket. Attenzione, pickpocket! Secondo me burglar, dai. Your life spent learning thievery. La tua vita spesa per imparare la ladraggine sicuramente non è andata sprecata. Hai imparato a vivere con la costante paura e il pericolo durante gli anni. Le crude strade di gettaia ti hanno insegnato lezioni importanti. Hai imparato il lockpicking. Oh, that's a good skill. Mentre crescevi, hai partecipato a diverse armate mercenarie e hai imparato i trucchi più sporchi per rimanere vivo. Sei stato Highwayman. Che cos'era Highwayman? È una classe di Darkest Dungeon, aiutatemi. Quello che spara con l'arma. Vabbè, sei stato preso sotto l'ala di questo criminale, mettiamola così, e ti sei unito alle sue piccole bande di criminali e ex soldati, pistolero, ok. Durante uno dei tuoi tanti raid, la tua brigata è stata colta da un'imboscata. Il fatto era molto contro di te, cioè le possibilità che tu ce la facessi erano molto contro di te. Avresti potuto abbandonare i tuoi comrades e continuare la tua vita, oppure avresti potuto combattere fino al tuo ultimo respiro. Fight or be forgotten, I agree. Not many survived the ambush, but that just meant that the mission rewards got less takers. You were one of the lucky ones. Ok, ti sei sistemato in questa città dove era facile fare denaro se ti potevi... Se volevi sporcarti le mani e ammazzare gente, praticamente. Hai avuto una missione importante che avrebbe pagato molto bene se avessi portato questo capitano di questa armata di mercenari fuori dal dungeon di London. Dal dungeon di Fear and Hunger. È stato usato dal regno, questo dungeon, come prigione e roba del genere. Ma per qualche ragione hanno bisogno di
uno straniero come te per filtrarsi nella propria fortezza, diciamo. Non avevi un buon presentimento su questa roba, ma avevi pochi soldi e quindi è l'unica cosa che importa, fa soldi. Hai speso l'ultima notte nel regno. Go drinking and get laid at the brothel. Andiamo a bere e scopare al bordello. Stock up food for the mission. Stock up healing items for the mission. Rush straight for your mission. Io sento che la cosa più giusta sarebbe fare rifornimento di cibo o healing items. Però cosa faremmo tutti? Probabilmente mi pentirò di questa scelta. Secondo me stock up food è la cosa migliore, soprattutto se il dungeon si chiama paura e fame. Andiamo qua. You get a vine vial, a bottle of whiskey and an ale. Veramente il debuff della candida? Ale che cos'è? You also get an itch in your groin area. No bro, ci siamo veramente presi la candida? Save. Il dungeon stands in front of you. Oh, you look. A dead horse is laying down here. Investigate, beat it. Basandoci sullo stato di ricomposizione, il cavallo è morto da almeno una settimana. E sentiamo del barking. Yo, can you stop? Raw meat, ok. Blueberries. Oh! Oh! Di già! Di già! Oh, il lucro! What? Bro, mi fa cacare addosso. Abbaiano troppo forte. Io non adoro i suoni. Bro, che devo fare? Minchia, mi hanno tagliato la mano! Ti devo attaccare la zampa. Oh! Oh! Devo tirare il coin. Devo tirare il coin. Tails. Oh! But you evade it. Torso. Porco due. Ah, GG. Mi ha tolto le gambe. GG. Bro, siamo già morti. È durato 4 secondi. È durato 4 secondi. Oh no. Ehi, 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 no, 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 no. Ma dubro, ma sono morto da due cani di me. Ma come faccio? Oh, lockpicking. Dried mushrooms. Small key. Ok. Come funziona? Oh, nice. Che sono queste robe? Item. Torch. Ok. Che fanno? A vial full of blue liquid. Ah, abbiamo il pane con la muffa. Perché io ti do il pane marcio. You hear faint whimper from inside. Apriamo. A little girl inside the cage. She's hiding her face from you. You could open the cage with lockpicking. Apriamo. The girl is staying quiet. Qualcuno li tiene prigionieri. Questo non è molto positivo. Fuck! Aspetta, devo cacare, arrivo. Mi sto cacando addosso, arrivo. Ora ci dobbiamo curare. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Ok, eccomi. Non vi andrò a mentire, ieri ho mangiato tipo due panzerotti piccanti e ho cacato fuoco, bro. Ho cacato fuoco. Allora. Ma come? C'ho i piedi permanentemente bucati. C'ho i piedi permanentemente bucati adesso. Come mi fisso i piedi? Oh, una trappola per gli occhi. Oh, oh! Ho trovato ora una trappola per gli orsi. Non deve essere una coincidenza. Baker!
Gli posso tagliare il pisello. Mo' gli taglio il pisello. Ma tu. Ma come roster left arm? Ma pure tu, strunz. Oh, mo' che fai? Tails. Porco due. Pure l'altra ti taglio, mo, strunz. Oh. Ma come? È senza bilanciamento? Get the fuck out of here, stupido! Get the fuck out of here! No! Però lui era qui. Che cosa stavi cercando di coprire? Oh, lì c'è un rituale! Lì c'è un rituale! Sacrifice. Show love, pray. Preghiamo. Which god do you pray? Almer. Sylvian Grogoroth. Grogoroth. Che succede? Grogoroth, the destroyer of men, yearns for human sacrifices. Grogoroth vuole che sacrifichi. Fuck, devo sacrificare la puttana. Accendiamo la candela, va. Senti, ok. Oh, studi su Grogoroth. Che dice? The Briar Forest needs to be burned down. Such is the rule of creation. Ok, il cambiamento è inevitabile, così come lo è Grogoroth. Le persone hanno paura del... il cambiamento e adorano il comfort di diventare ciccioni, detto facile. E non c'è motivo di avere paura, anche perché la distruzione è pura kind gentilezza. Non targetta un uomo in particolare, esiste e basta. È curioso, più di qualsiasi altro older god. Ok, per alleviare la sensazione di paura lui indossa pelle umane. GG. Potrebbe camminare tra di noi mascherato dal coso, vabbè, mascherato da umano, benedendoci con la magia del sangue. Ok. Ci sono dei cadaveri col cazzo appeso e c'è un pozzo che sa di morte dove ci dice possiamo buttarcici dentro. Io un po' per la scienza lo farei, ma sono dell'idea che schiattiamo. I don't think we do. Qua c'è una porta. Ok, una forza inspiegabile sta tenendo la porta chiusa, non sai che cos'è. No, niente pozzo, niente pozzo.